Bentornati amici e amiche di questo canale di Anime del Mondo. Oggi andiamo avanti con il diorama del rifugio di Lupin e andiamo a fare il trofeo di caccia. Bentornati, come dicevo poc'anzi, bentornati su questo canale di creativi e creative. E perché siamo qui? Anzi, sono un po' raffreddatino, scusate intanto. Intanto per andare avanti col diorama di Lupin, con il rifugio di Lupin. In questo video vi farò vedere come ho voluto e come vorrò portare avanti questo, il trofeo di caccia, e non me ne vogliano a chi piace la caccia. Io sono abbastanza contro a queste cose, lo dico molto apertamente. Questo è un modellino, nessun animale è stato maltrattato, anche perché l'ho disegnato io, quindi non esiste se non per le fattezze nel mondo reale. Quindi lo dico in anticipo, come vi dico in anticipo che, come sempre, se volete potete andare a iscrivervi qua sotto e andare a cliccare la campanella, così siete aggiornati. E intanto ringrazio già tutti quelli che si sono iscritti, tutti quelli che sono arrivati, i nuovi arrivati sul canale, i nuovi iscritti che già mi contattano, mi fanno delle richieste, insomma grazie mille. Sotto trovate anche il link del sito, del mio sito, che ormai ho rinnovato da un po', animedalmondo.it. trovate tutto qua sotto, così potete chiedermi anche i preventivi dallo stesso sito, perché per chi non lo sapesse io sono un maker, sono un dioramista, ma faccio anche altre cose. Nei prossimi video, tra l'altro, vi farò vedere un progetto molto grosso, molto ambizioso più che altro, che insomma mi sta portando via un bel po' di tempo e spero riesca bene, anche perché il cliente è abbastanza esigente, quindi insomma mi sembra il caso di portarlo a termine come si deve. Quindi sotto trovate tutti i link, qualsiasi cosa, anche il link di Amazon se ve li metto, quindi trovate tutto qua sotto. Ma adesso dobbiamo andare avanti, e andiamo avanti appunto andando a fare questo. Perché vi dicevo che lo voglio fare in modo diverso? Perché in sé questo è un pezzo che ho disegnato e stampato con la stampante a resina, perché ha più definizione, insomma sapete già un po' come funziona. Tra stampante a filamento, stampante a resina, sapete che quelle cose così piccole, soprattutto quando ci sono queste cose così piccole come le corna, difficilmente riuscirebbero così piccole con una stampante a filamento. Per cui farlo a mano ci sarebbe voluto molto più tempo, almeno per me, e quindi insomma ho deciso di farlo così perché mi veniva meglio. Ma lo voglio fare in modo diverso, perché voglio usare delle tecniche che in realtà non si userebbero. E quindi adesso andiamo sul tavolo e vi faccio vedere come lo realizzo, perché magari può essere interessante anche per voi capire, avere un'idea di come fare delle cose in altro modo invece che andare sullo standard, insomma. E poi ci vediamo ovviamente a fine video, qualche cosa vi spiego durante il video, comunque non vi preoccupate. Andiamo sul tavolo. Per prima cosa vado a dare i colori base, quindi vado a dare i colori base e ovviamente vi velocizzo magari un po' la cosa. Tra i colori base, diciamo così, vediamo se riusciamo a mettervelo a fuoco meglio, sì. Tra i colori base, ecco qua che c'è il marrone un po' più chiaro, che va a fare la base di questo trofeo di caccia, quindi la base in legno che poi va appesa al muro, una base del colore dell'animale, e adesso do un'altra base solo alle corna e la darò di nero, perché poi andrò a mettere dei colori differenti dopo, usando anche la tecnica del pennello asciutto per farli diventare un po' più ramati, diciamo così. Mentre per gli occhi andrò solo a inserire una punta di nero
Poi capirete perché, perché negli occhi in realtà poi andrò a mettere della resina e li ho fatti incavati in questo modo proprio per quel motivo. Comunque adesso facciamo quello che vi ho detto, quindi do quei colori e poi andiamo avanti. Perfetto, i colori li abbiamo dati e adesso vado a dare un punto di bianco in mezzo agli occhi del possiamo definirlo cerbiatto, non lo so, l'ho disegnato io andando a guardare un po' così. Se siete degli animalisti e sapete le varie specie, ditemelo, io l'ho disegnato guardando un po' in giro, quindi non faccio nomi perché magari mi posso sbagliare, poi mi troncano, mi dicono no, ma quello è un trofeo di caccia, appunto. Allora, vado a dare un punto di bianco appunto nella parte centrale delle pupille del nostro trofeo di caccia. E vediamo, senza dover distruggermi le dita, se riusciamo a dare sto punto. Allora, andiamo a darglielo, anche se è un po' più grande di un punto, in questo caso non è un problema, ma dovremmo riuscirci con le mie doti da sarta che introduce un ago. Ecco qua. O meglio, che introduce il filo nella cruna di un ago, ed ecco qua, non è venuto tantissimo, lo rifacciamo. Ok, perfetto. Quindi anche se sembra un animale un po' impazzito con queste pupille, però l'effetto che deve avere dopo deve essere un certo tipo di effetto. Quindi adesso dobbiamo andare avanti. Non faccio altro per il momento sulla parte colore, perché poi la faremo alla fine, però dobbiamo fare una cosa differente. Ora che si è anche asciugato un po', andiamo a fare quello che avevo intenzione di fare, per il quale mi sono procurato la colla vinilica, un pennellino e questa, che è semplicemente della granella che io di solito uso, è della segatura molto 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 fine, che di solito si usa anche per fare i terreni. Ora forse qualcuno ha già capito cosa voglio fare. Allora vado a fare una cosa di questo tipo, metto un po' di colla qui così la posso prendere col pennello e vado a spennellare i punti in cui voglio mettere quella granella, chiamiamola granella. Quindi sarò molto più preciso con il pennellino che andare a spolverare tutto tra virgolette, e ovviamente vado a fare prima i punti un po' più critici in modo tale che poi non mi debba preoccupare del resto. In questo caso sto attento a non andare sull'occhio, perché sull'occhio non voglio metterci nulla, perché dopo dovrò andare a mettere la resina. Ecco qui. E ora andiamo a fare quel meraviglioso mestiere di andare a mettergli sopra questa granella. In questo caso sarò abbondante, tanto poi la si recupera. Ora lasciamo ad asciugare e poi togliamo l'eccesso. Bene, si è asciugato abbastanza, ho già tolto l'eccesso
e insomma, poi se ne potrebbe anche aggiungere, però non voglio esagerare. Vedo che comunque sei abbastanza asciugato. Possiamo andare avanti. Nell'andare avanti, ora vado a dargli un tocco di lavatura, tra virgolette, non è una lavatura, in realtà con lo stesso prodotto, in questo caso uso l'Army Painter che si usa per le lavature, in realtà vado a dare qualche ritocco, tipo il naso e quelle cose un po' così, insomma, quelle che sono dei dettagli, ecco. Quindi magari qua, magari un po' la parte della bocca. Ok, che devono essere un po' più scuri. E già ha cambiato abbastanza aspetto. Ora però, già solo facendo questo, non è finito perché non è finito, però almeno la parte grossa è stata fatta. Vado a fare le rifiniture sul resto, quindi in questo caso prenderò un grigio metallizzato per fare la targhetta, perché davanti abbiamo anche una targhetta che non so se la vedete, ma è questa targhetta. Andiamo a fare questa targhetta. E nel frattempo si asciugherà anche lei, ma andiamo a fare anche il resto, quindi a dare una profondità anche alla parte di legno dietro. Userò sempre la lavatura nera, così mi farà anche da contrasto con la lavorazione del legno. Quindi vado a dargli una cosa di questo tipo. Negli angoli, ok. Perfetto, così si vede uno stacco e direi di lasciarla in questo modo, di non esagerare, insomma. Andiamo a fare invece la parte delle corna. Le corna, già che hanno una base nera, io andrei a farle con un colore, sì, questo marrone abbastanza scuro, che così dopo possiamo schiarire eventualmente con il resto. Però vado a darglielo con un pennello semi asciutto, non vado proprio a coprirle completamente, voglio che comunque si veda un po' la parte scura, quindi non vado a dare pennellate precise a coprire, ma resto un po' vago con il colore. E non ne uso tantissimo, proprio per sporcarlo in sostanza. Ecco qua. Perfetto. Ok, e l'ultimo tocco glielo do con del marroncino chiaro. Però questa volta proprio a pennello asciutto. Per marroncino chiaro, vediamo dove l'ho messo. Questo non è. Sì, invece sì, eccolo qui. Non mi serve tanto perché mi serve proprio per sporcare queste corna.
Ecco qui. E volendo posso anche dargli un tocco di bianco molto poco accentuato perché andrà a prendere adesso che è ancora abbastanza bagnato il marroncino che c'è sotto, quindi mi farà proprio da, tra virgolette, quasi contrasto. Vediamo se riesco. Sì. Perfetto, a me già piace così, ma dobbiamo finirlo, perché dobbiamo finirlo. E per finirlo definitivamente, vado a fare quello che vi ho detto, quindi a dargli la resina UV. Questo è un punto in cui bisogna essere un po' più precisi, perché bisogna dare quella goccia di resina lasciando che faccia quella bombatura che serve a noi, in questo caso una mezza sfera, e che sia visibile. In questo caso direi che nel contesto ci sta tutto. Il nostro trofeo di caccia è finito, lo dobbiamo solo applicare al nostro diorama. Dunque, siamo arrivati alla fine di questo video. Come avete visto, stiamo andando avanti con il rifugio di Lupin. Ditemi cosa ne pensate, se sono all'altezza di questi video e di queste creazioni, e ovviamente ditemi se magari avevate pensato a una cosa del genere, a fare una cosa del genere, usare della granella per simulare un po' il pelo di un animale. Fatemelo comunque sapere, qua sotto nei commenti potete scrivere quello che volete, ma soprattutto continuate a seguirmi se volete vedere finito almeno questo diorama del rifugio di Lupin, perché magari poi vi scocciate e ve ne andate e io rimango qua da solo così a fare niente. Che dirvi, siamo arrivati alla fine, grazie ancora per essere rimasti con me fino a questo punto e ci rivediamo al prossimo video. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!